Allora Maurizio, ci vuoi regalare questa anticipazione, questa previsione? Ecco qua, allora, questo è un pendolino un po' usato. Vengano le luci, seguite tutti questo, pendolino vero. Allora, non disturbare. Bernardi, non so... me ne guardo bene. Ai. Senso antiorario, e infatti non a caso, valanga di gol. Ma poi, aspetta, rigore per la Lazio. Oh, mamma mia, che succede? Aspetta. Tira Crespo, para Toldo. Para Toldo per un miracolo, però la palla va contro il palo per un miracolo. Poi è patria. Ronaldo 1-0. Riscia, espulso Ronaldo. Recoba 2-1. Riscia, espulso Recoba. 1-1. Ronaldo pareggiato. No. Ah no, Ronaldo è vero. Allora, Ronaldo, aspetta. Ma quanto sono? Ma l'avete fatto non interrompete, però disturbate, togliete la magia. Allora calma. Riprende la calma. Allora, rispirati. Allora sono attualmente 1-0 gol di Recoba, vero? È giusto? No, era passata Ronaldo. Ricominci. Ronaldo, ma non 1-1, perché poi 1-0 per 1-0, sono 1-0 per lui. Non disturbate il manovratore. Vedi, trema, cambia la partita, freddo. Non a caso, guarda che roba! Crespo, 1-1, Crespo, 2-1, ai, panico. Vierone, 2-2. Vierone. Sto male. Sta male Bellugi. Stai male Bellugi? Recoba 3-2. Recoba 3-2. E no, mi ero spaventato. Mi è venuto il tremba. Ronaldo era stato fuori. Mi dice Jacobelli, lo fai rivedere, lo facciamo rivedere. Tanto lo rivediamo sul blob, sicuro. Ma dov'è che... Ma non mi tocca a te adesso, però, eh! È svanito il gol di Ronaldo, dove è andato a finire? No, Ronaldo è svanito lui perché è stato espulso. Ma quello di Recoba? Quello di Recoba è venuto da... La posticipa. 2-1, poi due pari Crespo, e poi... Allora... Ma chi se ne frega, non me lo ricordo più, che cosa frega a me, ma cosa che mi ricordo? Monica, mi avete fatto fare! Monica! Pensa se sia vero i sospetti.